altri paesi europei che cos'è questa città oggi, ma anche perché Torino è una buona metafora, un buon esempio di come cambia l'identità di una città con il cambiare delle dinamiche dell'economia europea e mondiale. Questa per lungo periodo è stata una città a una vocazione, oggi è una città plurale nelle vocazioni, perché le città a una vocazione erano cresciute e si erano sviluppate dentro l'economia dei mercati potenti. Nell'era della globalizzazione, nell'era dei mercati aperti, le città hanno dinamiche di sviluppo che non si possono più affidare a una sola vocazione, ma a una pluralità di vocazioni. E Torino è un buon paradigma di come una città